C'è una grande opportunità per me perché arrivo da 6 mesi dove sono stato un po' in difficoltà con la società così a Monza e appena mi ha chiamato qui il tesoro, il direttore, non ho avuto esitazione a accettare perché è una grande piazza, una grande società e spero di far bene qui a Lecce. Ma sono un terzino fase difensiva, soprattutto curo bene la fase difensiva e poi anche in fase offensiva comunque me la cavo. Poi posso fare anche il centrale della difesa 4, ho fatto anche la difesa 3, posso fare un po' tutti i ruoli della difesa, quindi dove mi dirà il mister di giocare giocherò. Difficoltà economiche perché la società societarie perché sta fallendo, se non avete sentito su 6 mesi che sono stato là ho preso un mese di stipendio, quindi da quel punto di vista, perché poi in campo mi hanno fatto molto bene fino a un mese fa, che dopo sono subentrate queste problematiche e siamo andati un po' incalando, però la squadra c'era, abbiamo fatto anche bene, quindi solo dal punto di vista societario. No, non ho capito. Scusami. Per media volta Ah, in ok. campo sei stato sempre uno dei Sì, no, come dicevo prima, ho fatto 6 mesi dal punto di vista calcistico molto bene. Se non ci fossero stati altri problemi fuori dal campo, sarebbe stato meglio, però. sei cresciuto nella regione Sì. est? Hai mai giocato anche Sì. una squadra? Hai L'anno giocato scorso. per Lecce? Ho giocato contro Lecce? No, 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 no. 2 anni fa no, non ero lì. Ero a Prato 2 anni fa e ho fatto l'anno scorso invece mi hanno ripreso lì. Ho fatto un anno e ho fatto i playoff e poi Bergamasco, vabbè. Bergamasco, sì. sì. Magari lo perdo, star qua un po' l'accento. Senti, hai lasciato Monza, dicevi, per il problema, insomma, quello che si è verificato con gli stipendi, come non ha lasciato anche un altro ex Lecce, Zigoni. Sì, Ti sei sentito con Zigoni. lui, ti ha Sono consigliato cosa cambiare di sentito, sì. Lecce, Gianmarco? Appena mi ha chiamato il direttore, ho chiamato subito Zigo, che mi ha detto che lui si è trovato benissimo qua, la città, la società, tutti i tifosi, e mi ha detto di non aspettare, di venire qua. E io ho ascoltato il suo consiglio. C'è un posto per te qua, no? Un posto? Per te, di squadra, Ah. o Spero di sì. Sì, no? Destro, no? terzino destro. Spero di sì, vediamo il mister cosa ne pensa. Il primo impatto con i compagni com'è stato? Ah, positivo, è un bel gruppo. Sono tutti più grandi di me, però sono uno dei più giovani. Però dal punto di vista, cioè il primo impatto è stato molto positivo. Tutti bravi ragazzi. No, Conoscevi qualcuno? di persona non conoscevo nessuno, conoscevo i nomi. Che ci sono, Vabbè, sì, però di persona no. i giovani calciatori, dei 4 milioni di lire, tutti hanno abbassato l'età media, Sì. il più grande è il portiere 24. Chiaramente entrando in una piazza così importante o comunque che si aspetta determinati risultati, in uno spogliatoio fatto di gente di un certo livello, immagino che il timore reverenziale di un giovane ci sia. È Tu ti normale. senti comunque di potertela giocare alla pari? Sì, io quello sì, perché se no non sarei venuto qua. Io ho fiducia nelle mie potenzialità, nelle mie capacità e me la giocherò con tutti. Anzi, è anche uno stimolo in più avere gente che ha fatto Serie A, Serie B tanti anni per far meglio. Top si equivalgono più o meno. Beh, io non ho ancora visto quelle qui al sud, non le ho ancora viste.
però vedendo noi e vedendo le squadre che eravamo al top nell'altro girone, secondo me Lecce, cioè, noi ce la possiamo giocare con tutti. E, però come ti dicevo, non ho ancora visto Juve Stabia, Salernitana, così Benevento non l'ho visto, quindi non posso dirti. Prima volta al sud, no, in questo girone? Sì, a parte 2 anni fa che avevo qualche squadra giù del sud, perché erano 2 gironi, erano divisi... Sì. Senti, dovrebbe uscire Leonida, dovrebbe uscire D'Ambrosio, resteresti tu che dici, quindi sei pronto a giocartela fino all'ultimo? Ah, io sì. Questa maglia di titolare? Io sì, pronto, sono pronto. Poi come ti dicevo... Anche Mannini. Anche Mannini, sì. Quindi la competizione c'è. La concorrenza è grossa. La concorrenza c'è e come ti dicevo prima, è anche uno stimolo per far bene. Poi le scelte le farà il mister e io sono a disposizione sua. A volte hai fatto un indice presenza? Sì, perché ho avuto anche 3 partite, l'ho saltate per uno stiramento, però l'ho fatte quasi tutte.